Possiamo cominciare. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Vi ringrazio per essere iscritti a questo evento. Mi presento, mi chiamo Massimiliano Donna e sono il direttore tecnico della Sintel. Oggi insieme a me ci sarà anche il sales engineer di AudioCodes, Luigi Di Fazio, che ci parlerà a breve di chi è AudioCodes e cosa fanno. Prima di iniziare vorrei focalizzare l'attenzione sulla vostra dashboard di GoToWebinar. Sfruttando la sezione chat o question potrete porci delle domande durante la presentazione. Sarà nostra cura leggere alla fine di questa presentazione per darvi le eventuali risposte. Se non fosse possibile, vi risponderemo quanto prima via mail. Ora passo la parola al mio collega Di Fazio. Grazie. Quasi tutti voi conosciate AudioCodes, vedo i partecipanti, quindi so che la conoscete. Io lavoro in AudioCodes da circa un anno. Probabilmente qualcuno di voi mi conosce o mi ha sentito nominare. Ho lavorato in Avaya per alcuni anni e sono gli AudioCodes. AudioCodes è un'azienda che ha circa 30 anni e nasce, è nata scrivendo il software per la parte di SP del VoIP. Man mano è cresciuta fino a produrre i propri apparati, gateway, SBC e tutto. Che riceve presente nel mondo in quasi tutti i paesi, circa 750 diversi spazi nel mondo, tre siti logistiche, di cui una in Irlanda, a cui è segna seconda nel mercato dei gateway ed è seconda solamente a Cisco, ma qui parliamo di Cisco, insomma. A circa 10 milioni di porte gateway installate negli ultimi anni, 1 milione di sessioni SBC per ogni anno, ed è terza nel mercato degli SBC, diciamo è seconda dietro a Meol, che fa comunque degli SBC carrier grade, quindi di alto livello. Per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, informazione anche in futuro, poi troverete in fondo i miei riferimenti o comunque ve li mando, insomma. Lascio la parola a Massimiliano e continuiamo. Ok, ti ringrazio Luigi. Direi anche di fare un piccolo focus anche su chi è Sintel, cosa facciamo. Siamo un'azienda nata nel 2005, la nostra sede è localizzata in Francia come sede principale e abbiamo filiali in Italia, Turchia e Marocco. Abbiamo oltre 30 dipendenti e riusciamo a coprire così il mercato europeo e parte dell'Africa. Il nostro target è tipicamente focalizzato nella continua ricerca di innovazione e soluzione da proporre al mercato, per dare un più ampio listino dei prodotti, per coprire tutto ciò che riguarda le aree di telecom, sicurezza e gestione dei dati. Oltre a questo possiamo dare, completiamo quindi l'offerta con servizi aggiuntivi quale supporto di pre e post vendita, supporto per l'installazione da remoto o anche on site, e dare anche la possibilità di formare il vostro personale interno, sia la parte commerciale che la parte tecnica, rilasciando anche la certificazione finale. Ma ora entriamo nel focus del webinar di oggi, parlando dei prodotti AudioCodes Session Border Controller. Sapete che alcune persone si avventurano a collegare i loro sistemi telefonici IP su rete pubblica senza adottare nessun tipo di protezione? Sì, ci sono delle persone che ad oggi, fortunatamente sono molto poche, pensano di poter mettere un sistema IP tranquillamente sulla rete pubblica senza mettere nessun tipo di protezione. Però purtroppo la rete è piena di loschi personaggi in cerca di queste debolezze, per attaccare e creare blocchi telefonici o peggio, rubando le vostre identità telefoniche, lasciando a voi pagare poi le conseguenze, soprattutto di tipo economico. Giusto per fare una dimostrazione, tempo fa ho provato a mettere su un nostro IP pubblico aziendale, che non avevo mai usato prima di allora, un nostro dispositivo IP che si registrava su un trunk provider,
senza configurare sicurezza o firewall. Provate a indovinare dopo quanto tempo il sistema è stato tracciato e bucato. Pensate mesi, settimane, giorni. Niente di tutto questo. In soli 5 minuti il mio sistema era già stato bucato. Avevano preso la gestione del sistema e iniziato a fare telefonate. Quindi gli attacchi poi non arrivano direttamente dall'Italia, ma vengono sempre a seguire una serie di bouncing, una serie di salti, che cercano sempre di farlo per mascherare l'IP sorgente. E se vi mettete lì e volete veramente vedere da chi è che stanno arrivando questi attacchi, perché con tecniche di reverse loop back oppure di trace IP back si riescono a trovare questi IP, ma vi renderete conto che non sono attacchi che arrivano dall'Italia, ma spesso e volentieri arrivano sempre dall'estero. E ovviamente si può ben fare poco una volta che si sa che questi indirizzi sono al di fuori del territorio italiano. Ma per fortuna, come ho detto prima, tali configurazioni si contano veramente su una mano. La maggioranza di tutte quante le persone mettono sempre questi sistemi dietro un firewall, ovviamente, che controlla e autorizza i pacchetti, dà e verso un trunk SIP provider, magari vengono cambiate le porte di comunicazione, tipologia di protocollo, sicuramente vengono cambiate le password di default, perché questo è un tipico errore che vengono sempre fatto, no? Però anche con tutta questa tipologia di configurazione non basta e non siete al sicuro. Questo perché? Perché gli hacker ad oggi hanno una serie di tool molto potenti, tale da riuscire a volte a ignorare la protezione del firewall stesso. Infatti, se ci pensate, il firewall può analizzare l'IP sorgente, l'IP di destinazione, le porte usate, il protocollo, anche l'eventuale corretta formattazione del protocollo in sé, ma non può controllare le informazioni contenute nella segnalazione SIP. Parte importantissima della comunicazione voce, come sapete, in quanto definiscono come e quando instaurare la comunicazione voce, andando oltre anche il pacchetto analisi del firewall. Avete mai sentito parlare, per esempio, di ARP, poisoning o enumerazione? Sapete che cosa sono? Sono tipologie di attacchi a cui si va incontro nel mondo SIP, sono i primi che si vengono a generare. Infatti il primo che cosa fa? Inganna il router, facendo deviare tutti i pacchetti nella scheda del hacker, della rete dell'hacker che vi sta attaccando. E poi dopo fa il successivo bouncing verso il router. Il router non si può rendere conto di questo, si chiama man in middle, no? Quindi un qualche cosa che si mette in mezzo nella comunicazione, perché viene ignorata il tipo di informazione contenuta all'interno degli indirizzi IP. È come se venisse direttamente dalla parte del trunk SIP. Quindi una volta che si è in mezzo, l'hacker non fa altro che successivamente una tecnica di enumerazione che va a vedere che tipologia di sistema esistono all'interno della vostra rete. Quindi farà un port scanner, comincerà a fare un port l'IP scanner per vedere che cosa esiste, quali sono le tipo di porte. Per esempio qui vi ho riportato un screenshot di un software che permette di fare esattamente questo, e come potete vedere ha immediatamente poi enumerato, quindi trovato l'indirizzo IP sia del server Asterisk sia del client X-Lite che viene utilizzato. Una volta poi fatto questo, ha in mano tutta una serie di tool aggiuntivi che permettono di fare attacchi o altre tipologie di situazioni che vedremo. Per esempio, può sicuramente crearvi un flooding o un DDoS attack. Che cos'è? Praticamente una tipologia di attacco che mettono sotto stress il vostro centralino IP, mandandogli centinaia, migliaia, decine di migliaia di invite anche contemporaneamente. E ovviamente il centralino prova a rispondere a tutti quanti, perché tanto comunque sia, dopo l'invite io ho il training, mi aspetto una CK, ma quella CK non arriva dal sorgente hacker, che quindi per normativa poi SIP deve attendere 30 secondi prima di abbattere quella comunicazione. Ma immaginate che gliene continua a arrivare una appresso all'altro, 30 secondi, 30 secondi, 30 secondi, manda ovviamente in saturazione il vostro centralino e lo mette KO. Oppure un'altra tipologia di attacco che potrebbe farvi è il cosiddetto spam over IP o SPIT. In pratica è una tecnologia utilizzata dalla gente illegale che permette di fare uno spam tipico come se fosse quello di un'email, però fatto a livello telefonico. Immaginate una serie di telefonate in continuazione
che possano anche sfruttare il bouncing del vostro centralino per mandare pubblicità o informazione ad altre persone che non vogliono, ok? O peggio ancora, cominciano a prendere sotto di mira il vostro IVR per cominciare a fargli una serie di scelte randomizzate mettendolo KO. Ma sicuramente di tutti questi tipologia di attacchi, il peggiore che può capitare è un attacco di tipo TOS, ovvero sia Theft of the Service, o furto di identità. Come vi ho fatto vedere all'inizio della slide, che cosa succede? Che dopo le numerazioni io riesco a capire chi è l'IP del centralino e l'IP del client. Con un'altra tipologia di tool posso capire a ogni singolo client che tipologia di username e password sta adottando. E a quel punto è semplice, io praticamente mi spaccio per quel client, entro all'interno del vostro centralino e comincio a fare telefonate a X tipicamente internazionali in esterno. Questo che cosa significa? Significa che tutte le telefonate che genererà in modo illegale in questo modo andranno a finire sulla vostra bolletta. Spesso e volentieri per il trunk provider si rende conto di questa tipologia di attacco, vi blocca la comunicazione delle chiamate in uscita, ma purtroppo troppo tardi, perché vi possono arrivare bollette di 2.000, 3.000, 5.000 euro di chiamate ormai fatte. Sì, questo qua se è un trunk provider, pensate se il sistema addirittura punta su un classico poi ISDN, anche lì ci sono le tolleranze di chiamate in uscita perché vengono analizzati, ma siamo sempre sul discorso del troppo tardi. Quindi perché permettere questo tipo di abusi sul vostro sistema telefonico P? Per risolvere è necessario mettere un qualche cosa in mezzo che permette il blocco di fatto anche di questa tipologia di attacchi. Quindi oltre a un firewall è necessario un SBC. L'SBC vedetelo come se fosse il firewall della voce, perché permette di analizzare in profondità non solo il layer del protocollo come fa il firewall, ma anche il singolo pacchetto SIP ricevuto o inviato. In questo modo rendiamo veramente difficile la vita ad una possibile intrusione di una persona non autorizzata. Chi usa un SBC lo fa sicuramente ovviamente per rendere sicuro il proprio sistema telefonico. Questa è una schematizzazione tipica, no? Nel senso che noi abbiamo la nostra Enterprise Core, dove andiamo a mettere il nostro sistema telefonico con davanti l'SBC e dall'altra parte l'internet peer, quindi il trunk SIP con cui si va a parlare. E l'audio con SBC ha una serie di tool, di setup all'interno che permette di fare diverse protezioni della chiamata. Quindi la prima cosa che va a fare quindi la prima linea di difesa sono gli access list che lavorano sui livelli 3 e 4. L'access list consente di specificare gli indirizzi IP di origine dei peer che sono autorizzati a comunicare con l'SBC, nonché l'indirizzo IP locale e la porta attraverso questi utenti devono entrarci. Qualsiasi pacchetto quindi che non appartiene a questa coppia di origine o di destinazione viene droppato, ok? Quindi poi successivamente entriamo all'interno dell'analisi del SIP Layer Security, ok? Per la massima sicurezza si consiglia di assegnare indirizzi IP ad ogni peer diverso. Quindi a questo punto successivamente entra in gioco lo scan tool Prevention Logic. Sono disponibili diversi tool di scansione di Ethernet, quali SIP Vicious per esempio, utilizzati per fare lo sniff dei pacchetti della rete, oppure tipo Kaina Bale, ce ne sono diversi a disposizione per ottenere gli indirizzi IP dei server IP. Avere questi indirizzi IP è il primo passo per portare a termine un qualsiasi tipo di attacco, come ho detto prima. Lo scan tool Prevention Logic dispone di un database di firme note degli strumenti di scansione e quando vede un pacchetto proveniente da queste signature lo scarta, quindi è un ulteriore mezzo di protezione al suo interno. Fatto questo avviene l'analisi del media TLS, SRTP o RTP che sono usati per mettere al sicuro le chiamate degli attacchi anche di tipo everdropping. Tenete conto che quando noi utilizziamo il TLS e l'SRTP è necessario utilizzare ovviamente un certificato. AudioCodes SBC permette di gestire i certificati fino a 4096 byte.
Ok? Successivamente viene fatto il controllo dei message policy, che controlla i messaggi SIP in arrivo e cerca le anomalie e le malformazioni all'interno, come potrebbero essere per esempio le oversights, intestazioni sconosciute e così via. Per esempio nella tipologia di malformed SIP potrei vedere se il client che sta chiamando in uscita riporta come tipologia di intestazioni, per esempio, esattamente quello che produce la Skype for Business IPPBX, ok? Quindi praticamente lo Skype for Business ha un determinato tipologia di signature come intestazione e io faccio matchare esattamente solo quella, non vado a prendere anche quello che mi riporta per esempio X-Lite o cose successive. Quindi, dopo di questo abbiamo il CAC, che è il classification funziona come un firewall di livello 6. Quindi classifica le finestre di dialogo SIP in arrivo a gruppi noti e rifiuta l'inizio di dialogo non classificato. Infine, per concludere la tipologia di analisi, abbiamo il SIP authentication, quindi verifica se l'autenticazione SIP è stata fatta in modo corretto o meno. Tutto questo va a popolare l'intrusion detection system, dove va a contemporaneamente a mixare queste tipologie di controlli, ok, e a fare gli eventuali blocchi lì dove non consentiti. Inoltre va a popolare in maniera dinamica l'access list iniziale come tipologia di controllo. Quindi noi abbiamo un'access list principale che andremo noi a popolare come indirizzi IP nodi e successivamente tutto ciò che viene poi trovato come non corretto andrà a popolare come non corretto l'access list iniziale. Quindi potete vedere come il motore di protezione del layer security di Audicodes SBC sia abbastanza articolato proprio per prevenire nel più possibile eventuali intrusioni non autorizzate. Quindi noi possiamo andare a gestire con unico SBC diverse situazioni, no? Quindi io posso andarmi a gestire centralizzando un hosted PBX, oppure gestire il SIP trunk, oppure andarmi a gestire anche la parte di telco, quindi magari una interconnessione di flusso primario oppure di accessi base, e andarmi ovviamente a monitorizzare anche le registrazioni che faranno i telefoni all'interno del mio centralino. Io posso centralizzare e mettermi all'interno per verificare che anche da questa parte tutto ciò che avviene come tipologia di funzionamento stia avvenendo in maniera corretta. Quali sono i sistemi che mi permettono di gestire questo? Beh, qui ne abbiamo diversi, come potete vedere. A sinistra vedete in mediante 2006, in mediante 4000 e via via in su salendo, dove man mano che saliamo come famiglia ci permette di fare molte più sessioni SBC contemporaneamente, ma sono di tipo puri, ovvero sia mi permettono di fare solamente la parte di P2P come gestione di SBC. Gli ultimi due, il Mediant 9000 e il VE, sono sistemi virtualizzati, quindi Audicodes vi mette a disposizione anche soluzioni di applicazioni software virtualizzato che vi permette di fare l'SPC. Nella parte a destra invece abbiamo i sistemi ibridi, ovvero sia che mi permettono di fare il controllo di sicurezza dell'IP2P, quindi nella parte di comunicazione con track provider, ma anche, se voglio, la parte di flusso primario, accessi base o anche contemporaneamente, perché io a seconda delle chiamate posso decidere di far preinstaurare una rotta in una parte o in un'altra. Qui abbiamo quindi come tipologia di prodotti i Mediant 500, i Mediant 800, i Mediant 1000 e il 3000. A seconda della fascia che io vado a interagire, come potete vedere, cambiano il numero di sessioni SBC disponibili o dei canali TDM contemporanei da utilizzare. Va a chiudere poi come tipologia di gestione di device l'MP1288, è uno degli ultimi nati come soluzione hardware da parte di Audicodes, è un sistema di convergenza di porte analogiche FXS ad alta densità, quindi permette di gestire fino a 288. E questo qua è per adesso l'unico dalla parte analogica a gestirmi anche le sessioni SBC. Quindi
Quindi perché utilizzare l'SBC? Beh, noi abbiamo una serie di informazioni, di chiavi che possiamo tenere per poter dire sì, è conveniente utilizzare la parte SBC, perché sicuramente mi permette di fare l'interoperabilità, quindi l'interlavoro per la parte P2P o P2TTM. Mi permette di fare la sicurezza, perché io tramite le gestione dei moduli che vi ho accennato poco fa, mi va a fare le protezioni dell'interfaccia WAN dagli attacchi DOS, DDoS, errori o furti d'identità. Mi permette di fare transcoding, quindi io posso avere da una parte l'interfaccia con il mio centralino IP di tipo classico UDP, con la porta RTP senza criptazione, eccetera, e farlo uscire invece dalla parte WAN verso il mondo pubblico cambiando queste informazioni. Quindi posso cambiare tipologia di codec, posso cambiare la tipologia di capo, posso utilizzare diversi web RTC. Posso andarmi a gestire il quality of service per la gestione e monitor della qualità, per l'ottimizzazione ovviamente. Ho la gestione dell'accounting con il dettaglio della gestione verticalizzata del CDR, perché trasmette anche un flusso CDR le soluzioni audio con SBC per capire le telefonate, per esempio, della durata fatta a un determinato numero. Ovviamente abbiamo un routing granulare, perché mi permette di fare con un'unica configurazione centralizzata la gestione del SIP routing, andando a gestire qualsiasi tipologia di evento, anche delle manipolazioni, come vediamo a breve. E ovviamente mi permette di garantirmi l'alta affidabilità, non per tutti quanti i modelli, ma alcuni modelli, come per esempio il Mediant 3000 o i sistemi virtualizzati, permettono un effettivo sistema di alta affidabilità. Si rompe uno, parte immediatamente l'altro, permettendovi di avere secondi, piccoli secondi di perdita pacchetto e non di ore o altro, dei sistemi che non hanno questa tipologia di gestione. Quindi l'interoperabilità, come ho detto poco fa, è profonda, no? Quindi granulare. Perché? Perché io posso, tramite l'audio con SBC, che mi va a fare una terminazione di back-to-back user agent, poter cambiare le informazioni che arrivano da un PR A che vanno al PRB. Per esempio, posso modificare, aggiungere o cancellare informazioni contenute nel leader o nel pacchetto, del pacchetto SIP o del body. Posso cambiare la numerazione, quindi io, se faccio un numero breve da una parte, dall'altra parte viene trasformato come un numero urbano o internazionale o quello che sia, e viceversa. Posso andare a gestirmi la chiamata, il flusso della chiamata SIP, andando per esempio a manipolare o a gestirmi tutto ciò che riguarda i refer, le PRAC, perché magari io all'interno del refer, quando esco nel PRB, non voglio far vedere determinate informazioni e viceversa. Mi posso fare la trascodifica, UDP, TCP, TLS, quindi io entro in UDP da una parte e esco in TLS dall'altra parte, e sicuramente mi permette anche di fare la interoperabilità per il layer IP, quindi trasformarlo dalla versione 4 alla versione 6 o integrare all'interno in data traversa. Ovviamente, come abbiamo detto, abbiamo anche l'alta disponibilità, quindi con un singolo sistema che funziona in active standby, nel momento stesso che si dovesse rompere o accadere un qualche cosa al sistema in active, automaticamente verrebbero fatte lo switch over nella parte di standby per permettervi la comunicazione verso l'esterno. Inoltre, cosa non poco importante, poi tutta la serie dei prodotti AudioCodes SBC, dal più piccolo, per esempio il Mediant Pack della serie 118, 114, 112 e così via, fino al più grande, Mediant 9000, hanno tutti quanti la stessa interfaccia di configurazione. Quella che potete vedere adesso sulla destra, per esempio, è l'ultima versione che è stata completamente ridisegnata. È stata rivista proprio il network, topology network, è stato fatto una configurazione del workflow guidata, è stata inserita la gestione degli errori. Per esempio qui potete vedere nella screenshot che vi ho inserito dei pallini rossi che sono a indicare c'è un problema, e vai a vedere all'interno dell'IP gruppo, per esempio, o del proxy set, qual è il problema, perché vengono proprio evidenziati. E in questo vi riporto alcune slide adesso della nuova interfaccia. Tenete conto che stiamo preparando anche
un ulteriore webinar dove sarà esclusivamente dedicato alla versione 7.2, che è questa che vi sto facendo vedere, che vi permetterà di capire un po' più in profondità come si deve gestire adesso l'audio con questa nuova interfaccia per prendere un po' più confidenza. Come potete vedere, quindi, noi abbiamo tutta una serie di mappature, di sistemi dinamici che mi permettono poi di riportarmi a livello grafico esattamente su quello che sta succedendo nella macchina, per capire poi alla fine come configurarla, oppure per avere allarmistiche in tempo reale su quello che sta succedendo. Per esempio, in questo screenshot potete vedere che c'è un allarme di tipo principale perché la connessione dell'accesso primario risulta fuori servizio. Giusto per concludere, poi all'interno del 7.2, che hanno rivoluzionato tutto questo, hanno voluto fare qualche cosa ancora di più. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare dell'SBC Wizard, che era un tool esterno che si installava a parte nel computer del tecnico che doveva uscire, che lo aiutava nella configurazione iniziale dell'SBC. Quindi, senza saper più di tanto come configurare a mano ogni singolo parametro, con il tool io, come potete vedere, vado a definire il tipo di PPBX, il tipo di SIP trunk, vado a definire come la modalità di interconnessione che voglio fare, se con due attacchi di LAN o con un attacco di LAN e uno WAN, e dopodiché alla fine di tutto quante le configurazioni che mi propone questo pacchetto, come potete vedere sono 8 step totali, mi genererà addirittura l'ini file da caricare all'interno del funnel, quindi il file di configurazione. Anzi, in realtà ha anche la possibilità di collegarsi direttamente con il sistema audio che voi avete e di caricarlo direttamente lui al termine della configurazione SBC. Attualmente sono caricate moltissime pre-template all'interno del sistema, mi sembra, sono 120 SIP trunk generalizzati già presenti all'interno. Abbiamo Long Kong, Hong Kong, oppure c'è anche BT Alba e così via, e vi permette quindi, andando a selezionare il template corretto del vostro provider, di ottimizzare proprio ogni singolo parametro proprio per provider. Inoltre parliamo faccio veramente una piccola nota sul Wizard. Il Wizard, ogni volta che viene aperto e viene lanciato, in automatico si collega se il PC è su internet, si collega in automatico al database di AudioWoz, e se ci sono dei nuovi template, aggiornamenti di PBX, di SIP trunk che sono stati inseriti, lui li scarica e se li prende in pancia. Quindi comunque è un qualcosa di proattivo, okay. È sempre online e quindi è sempre pronto con le nuove configurazioni. Sempre si aggiorna in automatico, sì. Esatto. Aggiorna automatico, sì. Ok, ti ringrazio Luigi. Ok, vi vorrei parlare adesso velocemente anche di un ulteriore tool che AudioCords mette a disposizione, che è l'AudioCords One Voice Operation Center, un pacchetto avanzato della gestione delle applicazioni, dove all'interno ne ha diverse, che sono l'AudioCords Routing Manager, l'Element Management System, l'EMS, il Session Experience Manager, il SEM. Tenete conto che anche per queste tre tipologie di pacchetti abbiamo previsto di fare un webinar a parte che andrà in dettaglio proprio su questa tipologia di pacchetti. Cosa sono? Allora, l'ARM è un sistema di gestione centralizzata dei routing da un'unica interfaccia. Ovviamente va applicata lì dove ci sono aziende che hanno al loro interno, per esempio, diversi sistemi AudioCords disposti sul territorio o anche globalmente, no? Quindi invece di configurarsi l'uno con l'altro, uno a uno il sistema, se con questa applicazione vi permetterà, tramite semplice interfaccia grafica, di andarvi a configurare graficamente proprio la tipologia di funzionamento del sistema, e una volta che andrete a terminare questa modalità qua, l'ARM
penserà a costruire la variazione di configurazione come ini file e di trasmetterla a tutti i nodi interessati. Una cosa interessante che permette anche di vedere la parte di centralini. Ci sono dei centralini IP, se rientrano nella interoperabilità dell'audio con tipologia ARMS, che permette anche di fargli ulteriori modifiche o comunque sia piccole configurazioni al suo interno. Secondo pacchetto, l'EMS è il tool di gestione performance, che permette di schedulare update firmware di diversi device geolocalizzati e mandargli ovviamente a loro le configurazioni. Per esempio, pensate lì dove un sistema dove sono presenti diversi device audiocords e anche di telefoni. Fare la configurazione di decine o centinaia di telefoni possono risultare ovviamente dispendiose come tempo, no? Ma se io ho un gruppo di telefoni, per esempio un'ottantina di telefoni, per parlare di telefoni, che devono tutti quanti avere una stessa configurazione, l'EMS mi permette di dire ok, per questo gruppo di telefoni dagli questa configurazione, ci penserà lui a fare questa tipologia di configurazione, ovviamente anche schedulata. Quindi io posso decidere di far fare questa tipologia di step di notte quando nessuno è al lavoro e le persone poi quando tornano si ritroveranno già il telefono aggiornato con le nuove funzionalità. Ultimo ma non ultimo poi abbiamo il SEM, che è il Session Experience Manager, è un monitor della qualità delle chiamate che analizza i vari problemi. Nella lista delle chiamate, per esempio, può visualizzare nelle varie colonne le cause del motivo se una chiamata non sta andando bene, perché per esempio può far vedere che questa chiamata ha avuto packet lost, oppure ha un alto numero di jittering, oppure che la chiamata è stata rifiutata per un X motivo, ve lo segnala all'interno di questa interfaccia. In questo modo per ogni singola chiamata è possibile analizzare in profondità lo stato delle linee SIP in quel momento, quale MOS, git o packet loss sono presenti. È possibile fare anche statistiche o attivare allarmistiche basati poi su particolari trigger, per esempio se la banda disponibile è inferiore a un determinato tot di informazioni, lui genererà un allarme verso l'IT manager che provvederà poi dopo lui a intervenire per poterlo risolvere. Ok, nella presentazione dell'Audicals SBC io ho terminato. Sappiate che comunque sia in qualsiasi momento mi potete scrivere sulla mia email a supporto@sintel.com per avere qualsiasi tipologia di chiarimento aggiuntivo o avere anche un supporto a livello di presale, no? Quindi se avete determinate configurazioni che vi vengono chieste dai vostri clienti specifiche, potete condividerle tranquillamente. Io, se è anche possibile, anche con la parte del supporto audio, in quanto Luigi lavoriamo a stretto contatto, possiamo vedere darvi la soluzione alle vostre problematiche. Io ringrazio a tutti quanti della vostra partecipazione, vi auguro una buona giornata e vi manderemo presto le nuove date per i nuovi webinar riguardo alla nuova interfaccia della 7.2 e per parlare un po' più in profondità di quest'ultimo tool che vi ho parlato. Vi ringrazio moltissimo della vostra partecipazione e vi auguro una grazie, buona giornata. Grazie a tutti anche da parte mia, a presto. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Se avete ulteriori domande, vi prego di mandarmi un'email a supporto@sintel.com. Grazie.